atto di gloria a nome della società e Sportivi Rosso Blu, augurandole di poter tenere alto il nome dell'Italia anche nella prossima Olimpiade di Londra 2012. Ed ora un minuto di raccoglimento in ricordo di Giuseppe Damiani, deceduto alcuni giorni fa, storico vicepresidente della SAB nei migliori anni della Serie B, e di Aureliano Alfonsi, cognato del calciatore della SAB Massimiliano Zazzetta. Tutto è pronto per il fischio d'inizio. Prima dell'incontro è stato osservato un minuto di raccoglimento per lo scomparso ex vicepresidente della SAM Damiani. Ed è il Boiano in possesso di palla. Lancio lungo verso Ortolini. Pulcini riesce a appoggiare dietro lì. Sono sei giocatori della SAM in area. Palla corta per D'Angelo. Ancora per Oresti. Si impegna Oresti, mette il pallone in mezzo. Ma ancora i molisani in possesso di palla, che stanno giocando bene in questo inizio. De Palma. Palla per Marucci, prova la conclusione, palla abbondantemente a lato. Centralmente per Giuliano, interviene scivolato Ortolini. Palla per De Palma che prova la conclusione dalla distanza, blocca Lima. De Palma. Si gira De Palma, poi serve fuori per Gagliano. C'è l'anticipo di Oresti, ottimamente Covelli, il sinistro dalla distanza, la palla sul fondo. Prima conclusione per la Samb. Andrà ancora Oresti alla battuta, palla sempre lì, esce Argenziano, poi c'è fallo di Pazzi che trattiene Gagliano. Attenzione perché Ortolini è in posizione regolare. Ortolini contro Lima. Ortolini prova a saltare Lima, è il miracolo di Lima che si distende e ferma Ortolini. Ma Oresti per Pazzi, se ne va Pazzi. Prova a mettere in mezzo Pazzi, la palla che arriva a D'Angelo, ottimo il numero di D'Angelo, palla in mezzo, Zazzetta di testa, è il gol di Zazzetta, proprio lui, colpito da un lutto questa notte, sappiamo a chi dedicherà il gol, Massimiliano Zazzetta, 1-0 per la Samb, tutta la squadra lo abbraccia. Dunque 1-0 grazie al gol di Massimiliano Zazzetta. Va Crisci, carica il destro, palla abbondantemente alta, va la battuta Sabatino, palla profonda, il colpo di testa da parte di Ortolini per Covelli, se ne va Covelli, allarga per Pazzi, punta l'uomo Pazzi, se ne va ancora per Covelli, al limite Covelli, sopra un uomo, Covelli, sinistro, traversa, non è finita perché c'è D'Angelo, in mezzo a due D'Angelo e viene fermato. Parte Giuliano, palla all'interno dell'area di rigore, Pulcini mette fuori, poi c'è Crisci, prova il sinistro di Crisci, è un gran gol di Crisci, un euro gol di Crisci che mette il pallone sotto al 7, ci ha provato Lima ad intervenire ma non è riuscito a deviare il pallone in angolo. Davvero un sinistro micidiale quello del centrocampista. Battere contro l'arbitro Iari. Pazzi sbaglia la sponda, sicuramente non un primo tempo fantastico quello di Pazzi. De Palma, il destro dalla distanza, pallone sul fondo, il Boiano ci prova. Nicolosi. Ogliari verso Pazzi, di tacco Pazzi ultimamente per Zazzetta. Cade a terra, tutto regolare per il direttore di gara. Cambia gioco da dove c'è solo Nicolosi però. Nicolosi per Pazzi. Cade a terra Pazzi, tutto regolare, attenzione al contropiede del Boiano con Marucci. Se ne va Marucci, prova al destro, Lima è fuori e c'è un grande gol di Marucci che sorprende Lima. Ma questo pure è un euro gol da parte dei giocatori del Boiano. Incredibile. E finisce qui. Samb 1, Boiano 2. Squadre che vanno al riposo su questo risultato. Ci aspettiamo un secondo tempo.
di cui la Samp deve cambiare assolutamente le cose, un pareggio non basta. Verso Pazzi, c'è D'Angelo, Pazzi lo vede, lo serve, D'Angelo, la finta di D'Angelo, salta un altro uomo, D'Angelo al sinistro e il pareggio immediato, Ivan D'Angelo, anche per lui, è il primo gol in campionato. Ha saltato due uomini, di sinistro ha trafitto Argenziano. Ivan D'Angelo per la 0, Oresti ancora per 0, il cross in mezzo di 0, la palla sul secondo palo messa fuori da De Nigris. Nicolosi prova a servire Covelli, anticipato, arriva Oresti, il destro di Oresti, la palla che sibila al lato della porta difesa da Argenziano. 23esimo, Covelli la sponda, dove però c'è Conti, spazza Conti, Pazzi, Pazzi in mezzo a due, se ne va Pazzi, Covelli, palla respinta, non è finita, ancora Pazzi, il destro di Pazzi, la respinta del portiere, non è ancora finita, il cross di Zazzetta, esce Argenziano, controlla bene Pulcini, Mingo, Ogliari, Mingo per Pazzi, riesce ad andarsene Pazzi, entra in area, perde però tempo, poi riesce a servire di tacco Zazzetta, se ne va Zazzetta sul fondo, palla in mezzo, la rovesciata di Covelli, 0, e attenzione perché De Palma se ne va, De Palma contro Mengo, c'è Crisci solo sulla sinistra, la palla è per Crisci, entra in area, Crisci, il sinistro, e la palla che attraversa tutta l'area. De Palma, De Palma, il destro e la parata di Lima. Prova a cambiare gioco, sbaglia. Però ancora Samb, il passaggio di vicino per Covelli. Sta cercando di combinare qualcosa, adesso di vicino. Ogliari. E dai, apri. Il destro di Ogliari da fuori, la palla sul fondo. Cross in mezzo, anticipato Covelli. Poi Evangelisti per di vicino, spara di vicino al sinistro, la palla alta. Ci proviamo da fuori, almeno ci proviamo, 5 minuti al termine. Pulcini, perso Covelli, troppo solo, Covelli se ne riesce ad andare. Calcio di punizione, calcio di punizione per la Samp dal limite. Parte Bianchi, palla sulla barriera. Palla profonda, va a staccare Pulcini, Zazzetta, poi di vicino, di vicino, palla in mezzo, Covelli, il sinistro, è sul fondo, si è divorato il gol del 3-2, incredibile. 40 secondi al termine, Crisci apre per De Nigris, De Nigris in area, il sinistro, palo De Palma, posizione regolare, De Palma e miracolo di Lima. Che fischia! Direttore di gara fischia alla fine con 20 secondi di anticipo. Samp Boiano finisce 2-2. Risultato inaspettato, tante difficoltà. Come si chiama? Era in casa, sono d'Arcangelo. Lui si gioca di domenica, mica si informa. Andiamo? Agenzia pubblicitaria Euro Pubblicità, specializzata in fere e spazi pubblicitari 6x3, organizzazione svendite per informazioni europubblicità.it, in collaborazione con la redazione sportiva di Agenzia.